po' di lucidità che gli era rimasta, se possiamo parlare di un po' di lucidità, perché il tasso di alcol che aveva nel sangue era 4 volte superiore al limite consentito. Ha tentato di investire i poliziotti che lo avevano fermato ubriaco al volante. È così finito in manette un 45enne originario di Lucca, ma da tempo residente ad Arezzo. È successo nella notte di Natale. L'uomo era stato fermato dalla polizia stradale in viale Newton nel corso di controlli mirati nei pressi di una nota discoteca. Inizialmente ha reagito bene, cioè si è comportato abbastanza bene. Quando però ha cominciato a realizzare che la pattuglia gli avrebbe ritirato la patente e addirittura sequestrato la macchina, allora ha perso il controllo di se stesso, di quel poco che poteva ancora controllare se stesso, e ha cominciato a minacciare il nostro personale. Poi in un attimo si è messo al volante della macchina, che era distante circa 20 metri dal luogo dove stavano rilevando la contravvenzione, stavano facendo gli atti, e ha acceso e ha puntato il muso dell'auto verso i nostri operatori, che sono riusciti, come dire, a scansarlo. Poi lui ha finito la sua corsa contro la nostra auto, l'ha danneggiata, è stato neutralizzato e poi in caserma lo hanno arrestato. A quel punto gli agenti hanno scoperto che si trattava di una vecchia conoscenza. Il 45enne era stato infatti sorpreso anni fa a spacciare stupefacenti. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere aretino di San Benedetto. Dovrà rispondere di tentato omicidio, resistenza, guida in stato di ubriachezza e danneggiamento.